Facciamo un salto nell'Alto Garda per conoscere una realtà cooperativa, l'Agraria di Riva del Garda, con Giorgio Plankensteiner, amico, produttore e presidente di questa cooperativa. Il vino naturale è patrimonio anche della cooperazione, perché anche voi produttori cooperativi siete impegnati in prodotti di qualità anche dal punto di vista della salubrità. Sì, certo, la cooperazione in questi anni ha continuato a cercare di produrre sempre in modo più salubre possibile, cercando di dare un prodotto al consumatore che sia il più pulito possibile. Anche quest'anno, in un'annata difficile come che abbiamo passato nei mesi scorsi, abbiamo ottenuto un prodotto buono, eccellente. Abbiamo avuto veramente un'annata difficile, abbiamo avuto problemi di peronospora, però il lavoro fatto dai nostri tecnici in campagna ci ha aiutato a portare un prodotto finale di tutto rispetto. In quest'anno il nuovo protocollo ha limitato parzialmente l'uso di alcuni prodotti chimici e la maggior parte si sta usando il rame in dosi molto limitate, ma magari con frequenze più ravvicinate. Quindi Giorgio, anche nelle produzioni convenzionali, cioè che derivano dalla viticoltura integrata, si utilizzano sistemi e prodotti del biologico, quindi stiamo parlando di un avvicinamento, ecco, tra le due tecniche produttive. Sì, diciamo che dal biologico manca proprio un piccolo passo, ecco, quindi credo che fra un po' di anni potremmo vantarci di avere, non dico tutto il Trentino biologico, ma molto molto vicini. Queste giornate, devo dire, davvero splendide, aiutano anche voi viticoltori. Vedo la vendemmia dello Chardonnay per il vino fermo, la qualità delle uve? La qualità delle uve quest'anno è un'ottima. Veramente adesso stiamo raccogliendo Chardonnay e Pinot Grigio, per cui con gradazioni molto buone, e la quantità, diciamo, tutto sommato è soddisfacente. Volgiamo lo sguardo verso gli olivi e quindi verso la raccolta che ci sarà tra qualche settimana. Cosa ci aspetta da questo punto di vista? Beh, ma anche riguardo gli olivi, diciamo che abbiamo un'ottima produzione quest'anno. Il tempo asciutto e soleggiato e caldo ci facilita nella lotta contro la mosca, che è il parassita dell'olivo. E l'unico inconveniente che abbiamo in questo momento è che ci vorrebbe un po' di acqua, perché abbiamo gli olivi non irrigati. Però dall'altra parte abbiamo il sole che ci aiuta contro questo insetto. Un'annata sicuramente positiva, un'annata di una ottima produzione. Penso che quest'anno sarà un'annata eccezionale per quanto riguarda la produzione di oliva. Abbiamo visto la vendemmia delle uve bianche, ma sappiamo che una espressione particolare del territorio gardesano sta in un'uva rossa particolare, quella del Merlot. La vendemmia, diciamo che si terrà tra qualche giorno, qualche settimana, c'è ancora tempo. Furio Battellini è l'enologo qui della Agraria di Riva. Espressione del territorio autentica perché? Ma diciamo che il Merlot è una varietà che è molto presente qui nell'Alto Garda, è sempre stata molto presente, si adatta molto bene al nostro clima, ai nostri terreni, è un clima, diciamo, un po' più gentile rispetto al resto del Trentino, e terreni dove spesso c'è tanta argilla, quindi terreni un po' più pesanti, dove si adatta molto bene e riesce a maturare molto bene il Merlot. Adesso sta maturando molto bene, l'annata sta andando avanti proprio nel migliore dei modi, lo stiamo aspettando. Aspettiamo ancora un paio di settimane, insomma. Vino rosso, Merlot, un vitigno tradizionale, internazionale, che qui trova una sua variante particolare, quella del Garda, che potremmo dunque riassumere, Furio, in un terreno grasso, strutturato, e in un clima caldo. Un connubio che ne fa un vino rotondo, gentile, armonico. Esatto, e anche con una bella potenza, quindi abbastanza corposo, strutturato. Ci troviamo molto bene, nella fattispecie il Crea. Creta, no? Viene proprio da Creta, l'argilla, e è la nostra espressione, diciamo, un po' più importante di questo vino, che adesso inizia a essere abbastanza conosciuto.